19 stati! Psycho, sfilati e colpisci gli ai fianchi! Apri la via agli Elori! Ricevuto! Tutti gli altri con noi, dritti nella mischia! Bella sta sequenza! Ma davvero ha urlato hu-hu? Ci stava bene! Signore, un'aeronave sta puntando gli Elori! Non possiamo fermarla! Dovete, capitano! Senza di loro siamo finiti! Assorbiteli! Wow! Lasci stare, porca zozza! Non male! Adesso è il tuo momento, iniziato. No, no. L'ultima volta che ho dovuto fare da solo ho combinato un disastro gigantesco. Potremmo vincere questa battaglia solo insieme. Sul sigillo. Thank you.
merda! Devo andare lì. Bene. Yes.
avvicinando a Sandra. Devo aspettarvi. Non c'è tempo. Vai! Jack, Kirkan mi tradisce con un assalto guidato da te. No. Lei appoggiava ancora il tuo piano. Ma io e i miei amici avevamo un'idea diversa. Oh, ti sei ribellato. Ottimo. Ho avuto una buona influenza. Sono la chiave, Sandrak. Se davvero vuoi sanare lo squarcio, dovrai lasciarli finire. Sai che ho ragione. Ammetto che l'arrivo del tuo esercito di gargoyle mi ha sorpreso. I figli del Pentacade, vero? Crudele farli assistere alla sua morte. O forse vuoi creare una comune di orfanelli che sia tutta. Dopo tutto quello che hai visto, insisti nel prolungare la sofferenza del... Quante volte lo devo fare fuori, sto bastardo? Bandito! Morirò in questo modo. Non puoi toccarmi. Lo senti, Jack? In tutte le sue sfumature di panico, realizzi che perfino l'immortalità è effimera? Ehi là! Ehi là! Riecco la traditrice. Disonori tutto ciò che ti ho dato, sorella. Disonori Rashar! Sei un pezzo di merda! Ci hai illusi con un sogno che hai abbandonato non appena hai ottenuto il potere di realizzarlo. Non sei obbligata ad aspettare che io sia alle corde per intervenire, sai? Lo so, però tu sei sempre alle corde. Sai lei quanti Lucion ha ucciso? Già. E tu, sorella, quanti tuoi compatrioti sono morti per mano sua? Dice! Potere, creatura. Mi disgusti, spirito mio. Cancellerò i tuoi nomi da tutti i ricordi. Riparati dietro a me.
rispondo a te con la mia volontà. Riparati dietro il mio scudo. Kirgan sapeva che unirsi a me era l'ultimo. Culo. Nisha Siucivar. Zici. Basta. Voi pensate che io abbia dei limiti. Ma io sono la fonte stessa della magia. La vera... Ricordi la volta in cui abbiamo fregato la banda del sovrapponte? Forse sì. No, dico... Ricorda la volta in cui abbiamo fregato la banda del sovrapponte, sai che fare? Ora basta! No! Ma che cazzo? E adesso porrò fine alle tue sofferenze. Ah. Questo è per te. Per Luna. Oh, e per il Palaton. Per Seren. E fanculo, stronzo. Oh. Non dimenticare il Maladar. Giusto. E per il Maladar. Ma no, tonto. Letteralmente non dimenticartene. Funzionerà. Ehi, ragazzo. Rook dice che va male. C'è troppa corruzione, ruttata troppo in fretta. La loro capacità di assorbimento non la rallenta e non la blocca. Allora che cosa possiamo fare? Lo squarcio si ha... Sto pensando. Pensa più in fretta. Armata di Rasharn, qui parla la mano. Sandrak è morto e la sua follia è finita. Vi ordino di smobilitarvi e disperdervi. Hai già capito qual è la soluzione, Jack. Dobbiamo vincere. Poi potremo pensare a come rimediare allo squarcio. Non si può proprio fare altro. Per risolvere la faccenda, intendo. Ma certo. Kirgan non ti ha detto che gli immortali devono sacrificarsi per sanare lo squarcio alla fine dell'incarico? Te lo dico io. Sì, funziona. Cosa? Il mandato, il rituale sanificatore. Quello che ti priva della magia e dell'anima funziona. Altrimenti non avrei abbandonato gli immortali. È un sacrificio estremo. Funzionerebbe su scala così grande. Se io saltassi nello squarcio, ti facessi esplodere accanto alla pietra armonica e riversassi le sorgenti nel regno fosco. Può darsi. La possibilità è reale. Non riuscirai a sopravvivere, però. La buona notizia è che non hai più quello sguardo da coniglio e la risolutezza fa tanto. Sei davvero la persona peggiore in assoluto a cui affidare gli addii. Glielo dirò io. D'accordo. Ok. Non c'è tempo di insegnarmi il rituale, quindi... Te lo trasmetterò mentalmente, mentre cadi. Senti, ragazzo mio, se devi saltare, allora... Salta e basta. Jack! Andrà tutto bene, Luna. Jack! Wow.
l'ha sanato. Non ho mai dubitato di lui. Ora che sembrerebbe che lo squarcio si stia ritirando... Il resto tocca a noi. Gli ordini dei Magni devono essere completamente rifondati e dovranno accogliere anche gli Elori. A ovest di Orinthal, eh? È una bella zona verdeggiante. Colline, boschetti ombrosi... A Rook piacerà molto. In fondo sono tutti amanti della natura. Meritano di più. Sì, beh, ciò che avete iniziato... crescerà col tempo. Lucium seguirà il nostro esempio. Sì, certo, come no. Messaggio da Laverly. Parli del diavolo. In breve. Il re e le famiglie dinastiche vi ringraziano infinitamente. Tutto qui? Il linguaggio usato era forbito, ma laconico. No, mi riferisco a Kirk. Nessuna notizia da lei, signore. Il re vi riconoscerà come capo dell'ordine, se vorrete candidarvi al ruolo. Lei, magari cambierà idea. No, non lo farà. Probabilmente no. Con me non l'ha fatto. Ma tu e Jack avete dimostrato di avere ragione su tutto. Mi sono svegliato in tempo per i complimenti. Wow, è mio. Hai un bel aspetto per qualcuno che è esploso. Mi sono ripreso. Per fortuna il Pentacade ti doveva un favore. E ti ha risputato fuori dal Regno Fosco quasi sano e salvo. Le tue gambe però sembrano essere ancora dei sanguinacci. La tua amica è partita quando hai iniziato a riprenderti. Ha detto che non sapeva ancora dove andare. Sì, non mi sorprende. E ora che si fa? Beh, ci sono ancora molti soldati leali a Sandrak, fuori controllo e pronti a causare guai. Si rifiutano di credere che sia morto. Restano parecchie questioni in sospeso, ragazzo. Risolverle non sarà facile. Quindi ci sarà un endgame? E per riguardo agli immortali? Rasharn si sta ritirando verso il fronte. Ne approfitteremo per cercare di ricostituire l'ordine. Quindi sotto il tuo comando? Devo dedurre che tu sia contrario? No, penso... spetti a te. O meglio, voglio dire a voi. Ottimo. Perché anch'io la penso così. Anche voi? Oh, perfetto. Siete la persona più adatta, non c'è dubbio. Certo. Fantastico, certo. Di sicuro non spetta a me. Giusto? No, proprio no. Beh, così è un po' scortese, però. Intendo dire che sarebbe il peggiore degli scenari possibili. Beh, sì, ma... cioè, no, non proprio averti il peggiore, averti come capo sarebbe letteralmente il peggio del Vabbè, peggio. Vabbè, dai, così mi sembra un po' eccessivo. Non ci sarebbe davvero prova niente immaginartelo di per un secondo. Catastrofico. Sì, devo magari all'inizio, poi ci prenderei la mano e sarebbe davvero una cosa fuori di testa. Mi piacerebbe vederlo. Magari potremmo fare una prova. Cosa? Solo per, una prova? Solo per divertimento. Ma è penso di aver dimostrato quello solo che vale. Un giorno. Io ho sanato lo squarcio! Bellino, bello, bello. Alla fine mi è piaciuto, alla fine. Meno la storia. La storia tantissimo. Sempre pochissimo. La rotazione ha concluso la storia principale, poi continuare a esplorare e completare, trovare tutti i forzieri, vabbè. L'avventura continua, dice. Non lo so se continuerà. Risolvi le questioni in sospeso. Gran Magnus, mi ci abituerò. Dimmi, iniziato. Può sembrarvi strano, ma mi manca ricevere ordini. Davvero? Gli ordini non ti si addicono molto. Però dai la caccia ai lealisti di Sandrak ancora attivi a Lucium e Kaltus. Esplora. Affina le abilità e rafforza la tua magia, se possibile. Senza la Via Luce, come avverrà la selezione? Per trovare altri immortali, intendo. Chi dice non ci sia? Tu sei qui. E ho riattivato le sorgenti di Aveum. Sì. Inclusa quella collegata alla Via Luce. Non la darei per estinta. Tuttavia, dovremo ricostruirle una fortezza attorno. A Seren ci sono molti operai aeronavali che sarebbero felici di un contratto simile. Buona idea. Ci penserà Selko. È successo tutto talmente in fretta che non abbiamo mai potuto parlare di Devin.
Non voglio. Il mese successivo alla caduta del Palaton, la magia scomparsa. I sopravvissuti ritrovatisi completamente sotto assedio alla fortezza delle lame. Io che cercavo di guidarli senza la minima speranza. Ho dovuto scendere a patti con molte cose, inclusa la morte di Devin. Era mio amico. È morto da eroe. Tanto mi basta. Capisco. Quando saremo tranquilli, forse farò visita alla sua famiglia, sulle isole Bracelet. Per condoglianze. Dovresti venire. Certo. Tutto il casino che è successo con Kirkan. Ancora non so bene come lo gestirò. Ovvero? Ha guidato il nostro ordine per decenni. Non c'è generale dell'esercito della luce su cui non abbia potere. E ha favori sparsi fra tutti i magni delle grandi casate di Lucium. Cosa? Pur sapendo che ha letteralmente cercato di uccidere la fonte della loro magia. Il tempo passa. Episodi simili vengono dimenticati in fretta. Dispiacersi per quanto accaduto? Meglio prepararsi nel caso torni come nostra nemica. Infatti. Ero solo preoccupato. Tutto tranquillo. Vai pure. Vabbè, non c'è un obiettivo, quindi non so. Va bene, da Go Italia è tutto e ci vediamo con un prossimo gioco e continueremo sicuramente con Starfield, che troverete sul mio canale, il primo episodio. Un saluto a tutti da Go Italia. Ciao! Thank you.